Iniziano ad arrivare le conferme su quanto anticipato già giugno, luglio e agosto sui nostri profili Twitter e TikTok. Ovvero, parlavamo della cessione del NAP con un fondo arabo, stiamo parlando soprattutto di un fondo del Bahrain. Qui mi sono appuntato alcune notizie che ci sono giunte nell'ultima ora che vi leggerò in esclusiva. Allora, il Napoli ha tenuto i colloqui ultimamente per video call nell'ottobre del 2022, quindi stiamo parlando all'incirca di quasi un mesetto fa. In questa video call il Napoli ha fissato il prezzo, deve essere un prezzo pari a 1 miliardo. Il fondo avrebbe accettato codesta offerta solamente in caso di vittoria del campionato del Napoli e soprattutto di andare sempre più avanti in Champions League. Per quanto riguarda la data di scadenza della cessione del Napoli, si slitta al 2024. Per l'acquisizione del Napoli è in vigore un prezzo concordato di 1 miliardo. L'acquisizione dovrebbe avvenire nel 2024 e si è tenuto qualche settimana fa un ultimo incontro a Roma tra delegati del Bahrain, di una famiglia importantissima del Bahrain, e codesto Aurelio De Laurentiis. Ragazzi, i potenziali clienti stanno programmando un nuovo incontro con la proprietà. Non a caso, se vi ricordate, qualche settimana fa Aurelio De Laurentiis è sbarcato da Los Angeles direttamente a Roma. Si chiede ai proprietari del Napoli, lo ribadisco, di vincere il campionato italiano e fare il massimo per quanto riguarda la Champions League. Al momento non si può dire quando sarà completata la transizione del Napoli a questo fondo del Bahrain, ma la cosa certa è che il nuovo sponsor del Napoli con l'acquisizione di questa nuova società sarà uno sponsor americano. Quindi ragazzi, vi stiamo anticipando tutto e all'incirca un annetto si può dire. Il Napoli per questo deve fare bene. Aurelio De Laurentiis ha fissato la data, il fondo ha fissato la data, ci sono anche altre cordate che stanno provando ad acquisire il Napoli, ma al momento questa del Bahrain è la pista che si è portata più avanti. Vi aggiorneremo tempo per tempo. Un saluto da Insider.